La villa del principe Harry e di Meghan Markle è stata inghiottita dai cattivi odori di un vicino rifugio per uccelli. La coppia reale ha vissuto a Montecito, in California, da quando si sono ritirati dai doveri reali di alto livello nel marzo 2020. Parlando del problema, un locale ha detto: "Puzza di frattaglie che sono marcite al sole. Mi fa venire i brividi allo stomaco, ho visto molti proprietari di case chiudere le finestre quando si diffondeva." Punto. L'odore proveniva dall'André Clark Bird Refuge, una palude di acqua salata di 42 acri vicino alla loro proprietà. Il terribile odore ha colpito anche i compagni di serie A che vivono nella zona, tra cui Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Katy Perry e Orlando Bloom. Un responsabile dell'acqua pulita per la città di Santa Barbara ha detto al Mirror: "L'acqua può diventare stagnante lì, i problemi di odore sono sporadici e talvolta peggiorano in alcune condizioni." Punto punto. Parlando del rifugio, il signor Benson ha aggiunto: "Il nostro obiettivo è migliorare la qualità dell'acqua e l'habitat della fauna selvatica." In precedenza si diceva che Harry e Meghan non fossero al settimo cielo riguardo alla loro proprietà da 11 milioni di sterline, con una fonte che rivelava che la coppia stava pensando di venderla. A gennaio, una fonte ha detto: "Stanno pensando di vendere la loro casa lì, tuttavia, non sarà sul mercato per quello che sono. Viene mostrato solo a persone che sono confermate con i fondi e sono acquirenti seri." Un'altra fonte ha aggiunto: "Vogliono rimanere nel quartiere o nelle vicinanze, ma non sono al settimo cielo per la casa e la posizione." Gli osservatori reali hanno deriso la coppia per il loro ultimo numero, con uno, John, scherzando, ma hanno detto spesso che amano comunicare con la natura. Un altro utente, soprannominato Rush Fan, ha aggiunto: "Il loro agente immobiliare merita una medaglia." Brock Hudson ha detto: "È l'odore di tutto quello scarabocchio che esce dalle loro bocche. Finalmente ha iniziato a trasudare in tutta la famiglia."